Silvia Costantini, allora Silvia, siamo tutti sempre vicini a te, sappiamo perché, con molto Grazie. piacere questa presenza, perché ci sentiamo veramente affezionati anche alla tua figura che ha Grazie. tanta storia alle spalle. Storia nuova però questa dell'A2, essere capitana di una squadra di A2, con te che finalmente potrai riproporre le tue qualità perché il fisico ha fatto brutti scherzi in questi anni. Sarà un'ulteriore soddisfazione, immagino. Sì, sono molto contenta. Io personalmente non ho mai giocato questa categoria e giocarla in casa sarà sicuramente una cosa fantastica. Sono un po' emozionata, non vedo l'ora di cominciare e di vedere insomma cosa siamo in grado di fare. Il gruppo in parte è vecchio, in parte è nuovo, però diciamo la prima settimana di allenamento è andata bene, ci stiamo conoscendo e insomma. Sono soddisfatta. Il fatto di chiamarsi Silvia Costantini è una garanzia anche per le tue colleghe che ti conoscono fino in fondo. Questo ti dà ulteriore motivazione? Sì, sono sincera. Sento l'affetto di tutte, assolutamente sì. Salvezza o qualcosa in più per fare una chiosa? Ancora presto, forse per dirlo, perché ecco. Diciamo, veramente ci siamo allenate, abbiamo iniziato da una settimana, ancora non stiamo saltando, stiamo dicendo, stiamo riprendendo confidenza con la palla, quindi non me la sento ancora di sbilanciarmi, però sicuramente ci daremo da fare. Squadra già forte l'anno scorso con qualche inserimento che ci voleva. Delle Sì, qualche rinforzo. nuove, che mi dici? Abbiamo Sara Angelini, che è la centrale, che comunque ha alle spalle un sacco di anni di Serie A. Tanta esperienza, sì. Sì, Giulia Cavalenca, che è giovane, del 99, però Promette bene. promette bene. Sì. E poi tanti innesti giovani, che comunque sono di un certo livello, quindi. È È lo zoccolo duro che resta una lo zoccolo garanzia, duro, a sì. partire dalla capitana. Grazie Grazie Silvia. a te.